Con questo caldo estivo non so proprio cosa mangiare oggi. Ah, ma è vero, ho scritto un libro di ricette crudiste insieme a Serena. Adesso ne guardo un po' e mi faccio venire qualche idea. E poi do qualche idea anche a voi. Sapete qual è il momento migliore per iniziare o per seguire con più assiduità una buona alimentazione crudista? L'estate, naturalmente. In estate si desidera meno il cibo pesante. Con il caldo desideriamo tutti spontaneamente cibi freschi e ricchi di liquidi. È la natura che sa cosa fare per la nostra salute, a differenza dell'industria alimentare, ci mette a disposizione tanta frutta e verdura, ricca di colori, sapori, nutrienti come enzimi vitali, vitamine, minerali, che danno una sferzata di energia a tutto l'organismo. L'alimentazione crudista è fresca, leggera, digeribile, è adatta al caldo estivo con tanti liquidi contro la sudorazione, ricca di fibre amiche dell'intestino, con poche calorie a favore della linea. Adoro il cibo crudo e fresco e sostengo l'alimentazione crudista da tanti anni, come potete vedere in questo mio video. E finalmente oggi si parla tanto di alimentazione crudista o raw food, ma di cosa si tratta in realtà? Il crudismo è uno stile alimentare che utilizza solo cibi crudi o non surriscaldati o non cotti a temperature oltre i 42 gradi. Per quale motivo? In questo modo gli elementi nutrizionali rimangono intatti e così l'organismo può assimilarli completamente, rivitalizzandosi e depurandosi. Il crudismo o raw food offre una grande varietà di ricette o di piatti, soprattutto in estate, utilizzando combinazioni ottimali di frutta fresca, frutta secca, semi, verdure, germogli e alghe. Per condire si usano insaporitori a crudo, come erbe aromatiche fresche o essiccate, salsa di soia e oli vegetali spremuti a freddo. Molte persone mi chiedono, ma come iniziare un'alimentazione crudista e come organizzarsi? Prima di tutto, per seguire il crudismo in modo equilibrato, è importante capire le combinazioni di base e le tecniche di accostamento degli alimenti. In questo video vi darò un menù completo da poter usare subito e vi dirò le combinazioni migliori sia per l'aspetto nutrizionale sia per il gusto, che va sempre gratificato, qualsiasi regime alimentare si segua. E per avere tante altre risposte pratiche ed efficaci sull'alimentazione naturale, basta iscriversi al mio canale con un clic. Esaltare il gusto oltre alla salute. Questo è l'insegnamento principale di Serena Babbo, chef crudista, vegana e vegetariana, mia grande amica e autrice, insieme a me, di questi tre libri di ricette e alimentazione sana. Uno sull'alimentazione naturopatica con ricette vegane, uno con ricette crudiste al 100% e uno con ricette vegane e germogli crudi. Ve li consiglio perché, oltre a contenere ricette uniche e gustose, spiegano tante cose e la consapevolezza deve essere sempre un ingrediente della nostra tavola. Insomma, l'alimentazione cruda deve dare soddisfazione e non essere mai privativa. Per esempio, c'è una verdura comune molto buona che proprio non si può mangiare cruda, non ve la consiglio. Provate a indovinare qual è, alla fine del video ve lo svelerò. E veniamo alle combinazioni. Per assimilare i nutrienti in modo ottimale, visto che mangiamo crudo, non bisogna mescolare nello stesso pasto le verdure a digestione complessa, come le crucifere, come cavolfiori, broccoli, verza, che crudi sono buonissimi e già più digeribili, insieme a frutta dolce, come pesche, banane o fichi. Un'altra regola importante è non mescolare nello stesso pasto i semi, la frutta secca e la frutta fresca, soprattutto se dolce. Insomma, ogni stile alimentare ha le sue regole. Ma l'obiettivo è sempre uno, e sapete qual è? Fare in modo di digerire e assimilare bene i nutrienti. A questo serve il cibo. Come dicevo, in estate viene più naturale avvicinarsi al crudismo perché il desiderio di frutta e verdura fresca nasce spontaneo. Questa stagione offre la possibilità di iniziare una dieta crudista, parziale
o di rendere totale il proprio approccio al crudismo. Per iniziare, ecco il mio esempio di menù per 7 giorni a cui potrai ispirarti. Frutta fresca al mattino a colazione, spuntino a metà mattina con frutta secca e semi anche in spiaggia o in gita durante le vacanze, verdure crude abbondanti in varia combinazione per pranzo, frutta fresca nel pomeriggio e cena con diverse portate crudiste a base di verdure, semi, germogli, tutto ben condito e saporito e frutta secca per concludere. Chi ha tanta fame alla sera può mangiare un piatto di cibo cotto con legumi e verdure o cereali e verdure, ma senza proteine animali. Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Questo stile alimentare ti aiuterà a sgonfiarti, a sentirti leggero e in molti casi, se farai anche movimento, la cellulite inizierà ad asciugarsi. Ma se vorrai continuare oltre 7 giorni, ti consiglio di personalizzare la tua alimentazione e farti seguire da un esperto. Se vuoi contattarmi, sono disponibile. Scrivimi pure un'email. Nel mio sito, all'indirizzo riportato nell'info box qui sotto, trovate tanti altri approfondimenti sull'alimentazione crudista. Ah, dimenticavo! La verdura che non consiglio di mangiare cruda sono i fagiolini, quelli verdi. Perché? Provate ad assaggiarli crudi e vi risponderete da soli. Vi è piaciuto questo video? Allora condividetelo con i vostri amici e sui vostri social. E lasciatemi i vostri commenti, le vostre domande e raccontatemi le vostre esperienze qui sotto. E iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!